Ieri vertice in regione sulla mobilità in deroga. All'incontro organizzato dalla neo assessora al lavoro Alessandra Zedda, le organizzazioni sindacali hanno chiesto l'accelerazione degli iter per il pagamento dell'indennità a centinaia di lavoratori delle aree di Portovesme e Porto Torres. Carboni al Movimento 5 Stelle replica alle accuse del PD. È arrivata stamattina la replica della sindaca della città Paola Massida agli esponenti dell'opposizione per quanto riguarda le polemiche scaturite sul bando per l'affidamento dell'InfoPoint comunale. Anche Iglesias ha celebrato la giornata dell'autismo. L'associazione Amici della Vita ha organizzato domenica scorsa un concerto per onorare la ricorrenza celebrata a livello mondiale e sensibilizzare i cittadini su una patologia spesso non sufficientemente conosciuta. Sale la preoccupazione per la chiusura delle centrali. Da più parti si moltiplicano le prese di posizione. Domani l'argomento verrà trattato in un vertice apposito al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. Ben ritrovati su Canale 40 per questa nuova edizione del nostro telegiornale, oggi martedì 16 aprile 2019. Ieri mattina si è svolto l'incontro tra le organizzazioni sindacali di CGIL, CISL e UIL e la neo assessora al lavoro Alessandra Zedda sul tema della mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa di Porto Torres e Sassari. I rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto l'accelerazione degli iter burocratici e la possibilità di anticipare una mensilità ai lavoratori coinvolti. Vediamo dunque le interviste che abbiamo realizzato stamane con i responsabili delle diverse sigle sindacali. Rino, parliamo di ammortizzatori sociali in deroga. Ieri le organizzazioni sindacali di CGIL, CISL e UIL per quanto riguarda metalmeccanici hanno incontrato il nuovo assessore all'industria Alessandra Zedda. Come è andato questo incontro? Intanto è stato chiesto di verificare lo stato della situazione, quindi, e poi chiaramente di metterci nella condizione di poter aprire il SIL, che è il portale per poter fare gli inserimenti dei lavoratori, dove sostanzialmente ci vorrebbero dai 15 ai 20 giorni per poter fare tutti gli inserimenti, anche per poter permettere a tutti quei lavoratori che ne hanno diritto di poter accedere. Abbiamo chiesto di anticipare i tempi per fare questo, per poter poi, nel momento in cui il Ministro libera questo decreto, anche la Corte dei Conti, di poter mettere in pagamento, perché davvero la situazione sta diventando insostenibile. Abbiamo delle situazioni non più governabili, è chiaro che questo sistema non regge, è chiaro, i lavoratori, soprattutto quelli dell'indotto, che hanno dovuto subire il licenziamento e neanche le retribuzioni piene, perché non sono stati pagati in alcuni casi neanche le ferie in ruolo, oltre il TFR, questa gente ormai è anni che sta vivendo con 600-700 euro e diventa difficile non avere proprio niente. Quindi sentiamo questo peso e ha detto l'assessore che farà di tutto per poter risolvere il problema. Un tema spinoso e urgente come quello degli ammortizzatori sociali, non solo nel nostro territorio ma anche per quanto riguarda la legge regionale 48, che coinvolge aziende importanti come ad esempio la Keller, e quindi la necessità di trovare soluzioni immediate a una crisi che dura da tanto tempo e che deve essere superata almeno parzialmente attraverso la concessione degli ammortizzatori sociali. Abbiamo avuto modo anche con l'assessore di discutere dei lavoratori che operano nei cantieri dei comuni del Sulcis, che sono coloro che operavano nella filiera di alluminio e che sono stati esclusi dagli ammortizzatori sociali perché erano privi dell'ammortizzatore sociale, della mobilità, in quanto appartenevano ad aziende al di sotto dei 15 dipendenti nel momento in cui vennero licenziati, e anche da questo punto di vista l'assessore ha preso impegno che darà una risposta nel più breve tempo possibile alle organizzazioni sindacali. È positiva l'apertura e la disponibilità sicuramente dell'assessore che ha dato ieri, poi logicamente attendiamo i fatti. Innanzitutto si è presa l'impegno di verificare con il Ministero delle Finanze a che punto è ferma la pratica, il decreto che poi ha firmato il Ministro Di Maio la scorsa settimana. E poi si è presa l'impegno di verificare la possibilità di aprire il SIL per caricare le istanze
relativa alla richiesta di riconoscimento di mobilità in deroga per il 2019 per i lavoratori che ne hanno diritto delle due aree di crisi complessa. Almeno all'apertura del SIL, che è il lavoro più impegnativo, e poi una volta che saranno trasferiti i finanziamenti alle casse dell'INPS, saremo pronti per richiedere il DS21, quindi l'istanza di pagamento. Da un punto di vista politico, insomma, qual è la considerazione che si può fare? Allora, dal punto di vista politico abbiamo potuto riscontrare che c'è il massimo impegno da parte sua, che è in carica solamente 15 giorni. Confidiamo in un suo rapido intervento, dandoci la possibilità di caricare le istanze sul SIL sarebbe almeno un mese di anticipo rispetto a quelli che poi saranno i tempi di erogazione, i normali tempi di erogazione del sussidio. Cambiamo argomento. Il sindaco di Carbonia, Paola Massidda, si dichiara stupita e sconcertata per le polemiche sollevate dal Partito Democratico in riferimento al bando per l'affidamento del servizio di InfoPoint in città. Vediamo l'intervista realizzata da Manolo Mureddu con lei questa mattina. Siamo in compagnia della sindaca di Carbonia, Paola Massidda, in riferimento alle polemiche rilanciate dall'opposizione e nello specifico dal Partito Democratico sull'affidamento del servizio di InfoPoint a Carbonia. Qual è la vostra posizione? Secondo il Partito Democratico, servizi di questo genere non dovrebbero essere affidati a titolo gratuito. Il lavoro andrebbe pagato sempre. La posizione mia è che si tratta di politiche mie della nostra amministrazione e purtroppo di rilevare ancora una volta che siamo di fronte a delle polemiche strumentali. Su temi così importanti come quello del lavoro e del volontariato del terzo settore, che è da poco stato ridefinito dalla normativa, riorganizzato, meriterebbero forse maggiore attenzione, maggiore studio, se non che invece essere usati così in maniera un po' grossolana per attaccare il Movimento 5 Stelle locale. Questa polemica la trovo sterile, prima di tutto offensiva di una persona che io reputo abbastanza intelligente e acculturata, semplicemente per fare un po' di bagarre, non fa onore a chi la porta. Aggiungo che il volontariato è quello che come può essere usato dal comune, che non crea posti di lavoro ma crea semplicemente le condizioni perché ci si possa sviluppare verso posti di lavoro, e quindi il volontariato è una buonissima occasione che serve per mettere alla prova i giovani, le persone che vogliano prestare il proprio servizio, per vedere e mettersi alla prova per lavorare in team, per raggiungere degli obiettivi. Come sarà articolato il bando? L'associazione potrà utilizzare, che appunto si aggiudicherà la manifestazione di interesse, potrà utilizzare questi immobili per vari scopi, però dovrà garantire il servizio di InfoPoint. Funzionerà così? Presa poco così. Ti ringrazio per la domanda, perché mi ricordi che nella critica c'è anche un grosso errore che sbilancia completamente il tema del discorso, cioè noi non chiediamo un canone d'affitto per dei locali che sono dei locali del Carbonia Centro, della Piazza Roma, e che sono sia l'ex dopolavoro che si allunga sino alla Torre Littoria, perché mi risulta che sia Torre Littoria, che non sia mai stata ufficialmente ribattezzata come Torre Civica, e questo è un appunto che faccio allo stesso a chi di storia di Carbonia probabilmente si è perso qualche pezzo. La Torre Littoria è la saletta degli artisti, quindi il soggetto che prenderà questi locali potrà anche coordinare altri soggetti, altri gruppi che possono fornire questa attività di InfoPoint di promozione locale, dove per pacchetti turistici, tra virgolette, infatti è segnato, si intende reperire quel materiale che già c'è o e che comunque produrrà il comune, non certo l'associazione, per divulgarla, per fare una sorta di InfoPoint, attività di sportello
E ricordo anche, perché mi dispiace anche questo, che la professione, le professioni non si sminuiscono, non vengono squalificate o depotenziate perché vengono svolte a livello gratuito, anzi ne aumentano la loro valenza. Gino Strada è un medico che fa volontariato, della sua professione la fa volontariato, Medici Senza Frontiere, Avvocati di Strada, sono tutte professioni anche alla pari dell'insegnante, del professore, che vengono svolte anche a titolo gratuito. Ci spostiamo adesso a Sant'Antioco. Dopo numerosi anni il comune torna ad assumere. Le nuove assunzioni, tutte a tempo indeterminato, saranno 7. Abbiamo approfondito l'argomento in questa intervista con il sindaco Ignazio Rocci. Vediamo. La Gazzetta Ufficiale del 9 di aprile, quindi freschissima, adesso 30 giorni per fare le domande, saranno 5 posti di figure amministrative e 2 tecniche aperte ai diplomati. Ci auguriamo che i giovani del territorio e i giovani residenti della nostra isola facciano domanda per partecipare a questo concorso. È un'occasione non solo per chi partecipa al concorso, io credo che sia un'occasione per la pubblica amministrazione di ringiovanire le proprie file, di trovare giovani capaci, e ce ne sono tanti, che possono dare un contributo alla pubblica amministrazione per fare bene, per fare buon servizio ai cittadini. Penso che con questo concorso, e anche grazie alle nuove norme sulla quota 100 e le possibilità del turnover, questo numero di assunzioni potrà anche aumentare nel corso del 2019. Quindi abbiamo tanta fiducia, abbiamo fiducia nel fatto proprio che grazie a questo concorso il nostro comune possa provare a amministrare meglio le cose dei cittadini. Domenica scorsa anche Iglesias ha aderito con l'organizzazione di un concerto da parte dell'Associazione Amici della Vita alla Giornata Mondiale dell'Autismo. Era presente lì per noi Carlo Martinelli, vediamo. Il 2 aprile ricorre la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell'Autismo. È una malattia per alcuni versi ancora misteriosa e per la quale al momento non esiste ancora una cura. Colpisce solo in Italia tra le 300 e le 500.000 persone, ma i casi sono in aumento a livello mondiale. In Sardegna ogni anno nascono in media 70 bambini affetti da questa patologia, come rileva il Centro per il Disturbo dello Spettro Autistico dell'azienda ospedaliera Abruzzo di Cagliari. Per sensibilizzare l'opinione pubblica, domenica Iglesias nel Teatro Elettra, l'Associazione di Autoaiuto Amici della Vita, in collaborazione con l'Associazione Amistarte e le ACLI di Iglesias, ha organizzato Artismo, uno spettacolo dove la musica ha incontrato l'autismo attraverso l'arte, la condivisione e la solidarietà. Quest'anno, come negli ultimi 12 anni, da quando Amici della Vita ha cominciato a occuparsi di autismo, ci fa piacere sensibilizzare la comunità al tema dell'autismo e della vita debole. Anche quest'anno organizziamo un concerto, il concerto sarà alimentato da tantissimi giovani artisti, ma in modo particolare da Piero Marras. Prima del concerto un'iniziativa che per noi è fondamentale, dare spazio alla creatività, tant'è vero che l'iniziativa quest'anno ha preso il nome di Artismo, arte a favore dell'autismo, un'iniziativa che per noi è fondamentale, dare spazio alla creatività, tant'è vero che l'iniziativa quest'anno ha preso il nome di Artismo, arte a favore dell'autismo. L'autismo non può non beneficiare di qualsiasi manifestazione artistica che unisce la vita debole alla normalità. Prima del concerto è stato possibile visitare anche la mostra I colori dell'artismo a cura dell'insegnante di arti grafiche di Amici della Vita Roberto Borgia. Okay, io nelle mie lezioni comincio sempre con le basi, prima cominciamo con delle strutture anatomiche, ma in modo molto semplice. Per esempio, per fare un corpo umano gli faccio disegnare prima delle forme geometriche, per esempio un rettangolo per fare il braccio e poi dopo andiamo sui dettagli. Poi dopo l'anatomia andiamo con gli altri stili, cominciamo con la prospettiva fino ad arrivare al colore. Testimonial d'eccezione, ospite fisso da alcuni anni, è stato il cantautore sardo Piero Marras, che ha concluso una serata emozionante e coinvolgente con le note delle sue canzoni più belle, non prima
prima di essersi complimentato con Emanuele, uno degli artisti del concerto. Non è il caso di strafare, fa più piano l'amore mio. Siamo in due, ci sono anch'io. Domani mattina il Ministero dello Sviluppo Economico a Roma ospiterà un importante vertice sul tema della decarbonizzazione e della possibile chiusura delle centrali termoelettriche alimentate a carbone in Italia e in Sardegna, tra esse anche quella di Portovesme. Vediamo tutti i dettagli in questo servizio. In attesa dell'incontro che si terrà domani al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma, nel quale verranno discusse le modalità e le tempistiche di spegnimento delle centrali termoelettriche a carbone italiane, in vista del compimento del piano di decarbonizzazione previsto dalla Strategia Energetica Nazionale per il 2025, sale la preoccupazione tra gli addetti ai lavori. In particolare la FLAE CISL regionale ha diramato nei giorni scorsi una nota nella quale si denunciano i rischi di questa operazione sia in termini occupazionali con la chiusura delle centrali, sia per garantire al Paese un servizio elettrico adeguato ed economicamente sostenibile per gli utenti. Un problema grave, soprattutto per la Sardegna e le sue due centrali a rischio chiusura di Fiume Santo e Portovesme, in quanto nell'isola non esiste ancora alcuna fonte energetica alternativa all'uso del carbone e l'unica potenzialmente possibile, come il metano, ancora inutilizzabile, in quanto mancano le infrastrutture per il suo trasporto e la sua diffusione nell'isola. In assenza di risposte concrete su questo strategico tema, è ormai opinione comune in Sardegna, ma anche qui nel territorio, che ogni velleità di rilancio e rafforzamento del settore industriale, in particolare su vertenze strategiche come Sidera Lois ed Euroalumina, potrebbe risultare vana. Abbiamo parlato con il presidente territoriale della Diconsum, Giancarlo Cancedda, di come ci si deve comportare quando non si paga un debito e si viene iscritti al CRIF. Sentiamo. Parliamo del CRIF, Centro di Intermediazione Finanziaria Centrali Rischi. Questo è un ente privato, non pubblico, dove confluiscono tutte le persone che per svariati motivi non onorano il loro impegno di pagamento d'acquisto a pagamento fatto in forma rateale. Quindi tutti coloro che non onorano questo loro impegno, non pagano le rate, vengono iscritte per un certo periodo e quindi definiti cattivi pagatori. In quest'ente accederanno tutte le imprese per vedere, qualora noi chiediamo ulteriori prestiti, ulteriori acquisti, se possono concedercelo o meno. Come avviene una volta che uno purtroppo viene iscritto? Quando una persona per uno o due rate non paga uno o due rate, viene iscritto per 12 mesi e cancellato. Dopo 12 mesi, se paga ovviamente il debito. Se le rate non pagate sono 3-4, l'iscrizione avverrà per 24 mesi, ovviamente da quando paga il debito. Qualora il debito invece non viene pagato per niente, quindi l'impegno non viene mantenuto, l'iscrizione è di 36 mesi, rinnovabili di altri 36 mesi, quindi per 6 anni in pratica una persona viene segnalata a questo ente, quindi risulta cattivo pagatore, non avrà possibilità di avere finanziamenti. È intervenuta da poco una dichiarazione, una disposizione ufficiale del Garante della Privacy, dove dice che massimo l'iscrizione a quest'ente, a questa centrale rischi di intermediazione finanziaria, è di 5 anni. Quindi dopo 5 anni comunque chi purtroppo andrà a far parte di questo registro verrà depennato. Ciò non toglie che il debito venga estinto, perché la ditta che deve avere i quattrini da noi ha tutte le possibilità attraverso la giustizia, quindi attraverso le opportune denunce, di recuperare il credito. Però attenzione, ricordatevi che l'iscrizione a questo registro è un marchio dove veniamo segnalati a tutti. Se uno ha dei dubbi se è stato segnalato o meno, può fare delle visure per vedere appunto la sua situazione attraverso la nostra associazione o, se crede opportuno, attraverso un commercialista. Così si rende conto se è o meno segnalato. Comunque ricordatevi che qualora lo siate bisogna estinguere il prima possibile per essere depennati da questo elenco che purtroppo ci segnala come cattivi pagatori. Apriamo la terza parte del nostro TG con gli eventi. Venerdì 19 il Bowling Pub di Iglesias ospiterà, a partire dalle ore 22,
l'esibizione del Dirty Wipes, la rock band di vecchia e nuova scuola, attualmente impegnata nella realizzazione dell'album d'esordio, approderà nella città medievale per la gioia dei fans. Nel loro repertorio spaziano le reinterpretazioni dei pezzi che hanno scritto la storia della musica moderna e le fresche proposte dal loro nuovo album. Andiamo avanti. Lime Space di Carbonia ospiterà venerdì 19 a partire dalle ore 22:30 il concerto dei Pink Lake. La tribute band fu fondata molti anni or sono da Mauro Mulas e Marcello Mameli per omaggiare la grande musica dei Pink Floyd, storico gruppo britannico che ha segnato la storia del rock. Un sodalizio, quello rappresentato dalla band, che dura dall'esordio al Fowler del Teatro Alfieri di Cagliari con la straordinaria quanto epica interpretazione di Dark Side of the Moon suonato live. Cambiamo argomento. Nell'ambito della rassegna cinematografica L'Italia che non si vede a Carbonia, festival dedicato al cinema che illumina la vita degli ultimi, degli emarginati, giovedì 18 aprile presso la fabbrica del cinema della grande miniera di Serbario a Carbonia si terrà la proiezione de La terra dell'abbastanza di Damiano e Fabio Di Innocenzo. È la storia di due ragazzi che da una infelice fatalità si ritrovano proiettati all'interno di un meccanismo che gli cambierà la vita. E tutto, questa era l'ultima notizia per il nostro telegiornale odierno. Vi lascio alle previsioni del tempo per la giornata di domani e al nostro telegiornale in lingua sarda Noas in Cursu, curato da Enrico Puzzolu. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione e per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Arrivederci.